Quello che non voglio scordare è il respiro del pubblico durante i miei concerti, un respiro silenzioso ma partecipe. E questo era l'incipit di Mad Rush di Philip Glass. In questo momento disorientante in cui ci siamo inabissati, si è aperto un vivace dibattito sul ripensamento dello spettacolo dal vivo. Qualcuno addirittura ha parlato di una Netflix della cultura. Ebbene, sono convinto che tutti noi abbiamo bisogno di respirare arte e musica e di fruirla personalmente. Ed allora speriamo di riprendere presto le nostre visite al PAC e negli altri luoghi della cultura. Un domani, non troppo lontano, rivolgeremo un pensiero a questo istante e riprenderemo il discorso. Forse non esattamente dove l'avevamo lasciato, ma sicuramente con lo stesso entusiasmo e stupore.